Cristo, nel nome dello Spirito Santo. Niente, voglio ringraziare tutti, in particolare la famiglia De Martino, che grazie a loro che sto qui, grazie alle loro preghiere mi sono stati vicino e io sto qua, grazie veramente a Dio. Amen. Amen. Alleluia. Più vicino. Allora, fratello Raffaele, hai accettato Gesù come tuo Signore nella tua vita? Amen. Lo vuoi servire tutti i giorni della tua vita per vita e per morte? Amen. In qualità di ministro io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fratello Gaetano, hai accettato Gesù nel tuo cuore? Sì. Lo vuoi servire tutti i giorni della tua vita per vita e per morte? Sì. Allora in qualità di ministro io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fratello Giuseppe, hai accettato Gesù come tuo Signore? Amen. Lo vuoi servire tutti i giorni della tua vita, per vita e per morte? Amen. In qualità di ministro io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sorella Imma, hai accettato Gesù come tuo Signore nel tuo cuore? Sì. Lo vuoi servire tutti i giorni della tua vita per vita e per morte? Sì. Allora in qualità di ministro io stasera ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gloria a Dio, ce l'abbiamo fatta. E allora, al di là del suo travaglio, della sua battaglia di vita, che il Signore sa ed alcuni di noi conosciamo un po' la battaglia di Anna, veramente è stata una forza del Signore che l'ha sostenuta in tutto quello che lei sta combattendo. E invito sempre la Chiesa a sostenerla con le preghiere. Amen. E così stasera lei ha scelto di battezzarsi, anche se era difficile riuscire a venirci qua, ma gloria a Dio ce l'ha fatta ad essere presente. E così noi vogliamo incoraggiarla, diamogli un applauso forte, dai. Gloria a Dio, gloria a Dio. E adesso la battezziamo. Allora, se tu hai bisogno dopo di mettere l'immagine del naso, non c'è nessuno bene. Sorella Anna, hai creduto nel Signore Gesù? Amen. Lo vuoi servire tutti i giorni della tua vita, per vita e per morte? Amen. Allora in qualità di ministro io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sorella Luisa, hai ricevuto Gesù nel tuo cuore? Amen. Lo vuoi servire tutti i giorni della tua vita, per vita e per morte? Amen. Allora in qualità di ministro e stasera ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La sorella Anastasia vuole ringraziare un po' tutti i suoi familiari e così vi dice grazie perché ci siete e sotto in modo particolare perché lo sta onorando, e i suoi figli, grazie da parte di Anastasia, io sono la sua voce in questo momento, lei è molto emozionata, amen, gloria a Dio. Sorella Anastasia, hai ricevuto Gesù nel tuo cuore? Amen. Lo vuoi servire tutti i giorni della tua vita, per vita e per morte? Amen. Allora io in qualità di ministro stasera ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Bellissimo. Signore fa miracoli, cari nella grazia. Signore fa miracoli. Allora, sorella Palma,
Sai, ai tempi di Gesù, quello che hanno messo a terra, e Gesù è entrato a Gerusalemme e hanno messo delle palme a terra. E tu adesso sei la palma del Signore. Allora, sorella Palma, hai creduto tu in Gesù? Amen. Lo vuoi servire tutti i giorni della tua vita, per vita e per morte? Amen. E allora, in qualità di ministro, io stasera ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonasera. Beh, questo non è la fine, ma è un inizio, e so che Dio mi porterà in luoghi dove io neanche immagino. Pace a tutti. Amen, gloria a Dio. Questo è l'entusiasmo dei credenti. Gloria al Signore. Allora, ci siamo, Angela. Sorella Angela, hai ricevuto Gesù nel tuo cuore? Amen. Lo vuoi servire tutti i giorni della tua vita, per vita e per morte? Amen. E in qualità di ministro io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Aspetta noi. Sorella Assunta, non sei ancora assunta in cielo, ma sei sulla buona strada per andarci in cielo. Amen. Assunta, hai ricevuto Gesù nel tuo cuore? Amen. Lo vuoi servire tutti i giorni della tua vita, per vita e per morte? Amen. E allora io stasera, in qualità di ministro, ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A questo punto ti battezzo. Allora, Francesca, hai accettato Gesù nel tuo cuore? Amen. Lo vuoi servire tutti i giorni della tua vita, per vita e per morte? Amen. Allora io, in qualità di ministro, stasera ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giussi, tu mi devi svelare una cosa, ma la cioccolata come si fa? Lei lavora e fa cioccolatini di cioccolata. Allora, Giussi, hai accettato Gesù nel tuo cuore come tuo Signore? Amen. Lo vuoi servire tutti i giorni della tua vita, per vita e per morta? Amen. Allora, in qualità di ministro, ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, sicuramente Rosaria vuole darci un saluto, qualcosa vuole dire sicuramente. Voglio solo ringraziare il Signore per quello che ha fatto nella mia vita e per quello che sta facendo e continuerà a fare. Io lo so, perché Dio è buono e Dio è fedele. Come l'ha fatto per me, lo può fare con qualsiasi altra persona che è qui presente, fuori e altrove. Vi benedico, vi voglio bene tutti, nel nome di Gesù. Amen. Amen, gloria a Dio. Brava sorella. Allora, Rosaria, hai ricevuto Gesù nel tuo cuore? Amen. Lo vuoi servire tutti i giorni della tua vita, per vita e per morte? Non mi stringere così forte, perché mi spezzi il braccio. Amen. E allora io questa sera, in qualità di ministro, ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Aspetta. La miglior cosa che io possa
sorella Anna, hai ricevuto Gesù nel tuo cuore? Amen. Lo vuoi servire tutti i giorni della tua vita, per vita e per morte? Amen. E allora io stasera, in qualità di ministro di battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gloria al Signore. Alleluia. Allora gli ultimi saranno i primi. E così chiude Nesci Mariarca. Amen, dico bene? Mariarca, ok. Stiamo per concludere con i battesimi. E io voglio dire a tutti voi, al di là di questo tempo che siamo stati insieme, dopo avremo un tempo per mangiare dei dolci insieme, il nostro augurio è che possiamo ancora vederci, che possiate ancora venirci a trovare e stare insieme con noi e fare un cammino di fede. Non fate che sia soltanto un'occasione, una serata, punto e basta. Il nostro augurio è che veramente possiamo continuare questo cammino insieme. Amen. Amen. Allora, Mariarca, hai riconosciuto Gesù nel tuo cuore? Amen. Lo vuoi servire tutti i giorni della tua vita e per morte? Amen. E allora io questa sera, in qualità di ministro, ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.